Ciao amici di Dressing Italiano, oggi andremo a fare un artificiale molto conosciuto che è la Clean Camera, un artificiale che ha degli anni, ha sempre avuto molto successo in fatto di cattore, l'hanno sempre usato in tante persone, vedo oggi che noi, i nuovi pescatori a mosca non lo usano tanto, ma sinceramente ve la consiglio perché è sempre e ancora un ottimo artificiale. Allora, per fare questa mosca io uso degli ami della Tienco, i 212 Y, che si prestano benissimo a questo artificiale perché sono praticamente fatti come i grub, solo che hanno questa parte piana, un grub molto accentuato, però questa parte piana che si presta molto per questo tipo di artificiale. L'amo è dell'11, potete farlo anche comunque sul, hanno delle misure un po' sfalsate, qua fa 11, 13, 15, tutti i numeri dispari, fino a 17 e anche di più va bene, sono sempre emergentine. Oggi la faremo una clean camera olive, e quando avete comunque nella fly box una olive, una marroncina e una color crema, avete sicuramente nella scatola delle buone mosche che vi faranno divertire. Prendete un filo della Vebus del 16, filo molto buono che vi consiglio, e andiamo a fissarlo nel punto dove comincia la curvatura dell'amo. Siamo bene. Poi ho bisogno anche di voi, se qualcuno lo sa, io ho questo dubbing che è un poli fine, che però non mi ricordo più dove l'ho comprato, se voi sapete dove poterlo reperire mi date un gran consiglio perché lo vorrei ricomprare ancora. Allora, prendiamo il filo di montaggio, mettiamo un po' di cera, proprio un pelino. Prendiamo questo poli fine, che è questo, e lo andiamo a sfilacciare un po', in modo da averci delle punte libere. Prendiamo il bobinatore, facciamo girare il bobinatore su se stesso e andiamo ad appoggiare dove abbiamo messo la cera queste punte. Vedete che il filo prende da solo il dubbing che gli serve, creando un cordoncino molto fine, lo andiamo poi a pressare con le dita e incominciamo a creare il corpo andando verso il basso. Stringiamo bene i giri così risulterà un corpo bel compatto. E ci siamo. Adesso, per dare un po' di conicità, facciamo un altro cordoncino, stesso lavoro di prima, e creiamo ancora un cordoncino. Andiamo ad avvolgere ancora. Andiamo a creare un pelo di conicità. Bene, adesso il corpo l'abbiamo fatto, vedete che è un bel corpo compatto e anche se è dubbing si riesce a fare un corpo bello esile. A me su queste emergenti mi piace fare dei corpi esili, anche se molti comunque fanno il corpo molto voluminoso. Poi prendiamo dello yarn, dell'antron yarn, che è molto buono questo che sto usando, che è un blue dun, per creare il ciuffetto del parachute. Allora andiamo a creare una base, la base andiamo a rivestirla col filo, così scivolerà meno poi il parachute, e ci portiamo al centro dell'asta dritta. Andiamo a mettere
andiamo a fissarci il poli e facciamo qualche giro intorno ai lati per bloccarlo un po'. Tagliamo un po' per fare meglio e poi incominciamo a dargli qualche giro intorno tenendo stretto con le dita. Poi quando comincia a tenere la posizione facciamo qualche giro ben serrato a basso e mano in mano che andiamo in alto per creare la base, più alleggeriamo la tensione del filo, se no il ciuffo va dove vuole lui poi. Ok, poi prendiamo una piuma di gallo Grey Dan, la puliamo dalle piume che bevono, prendendo quelle, cominciando da quelle buone, le fibre quelle buone, e andiamo a fissare, e andiamo a fissare facendo dei giri ben a ridosso della base del ciuffo che abbiamo creato, in questa maniera. Tagliamo l'eccedenza, poi solleviamo il ciuffo, solleviamo la piuma di gallo, la teniamo insieme al ciuffo e ripetiamo questo passaggio per fissare la piuma di gallo al ciuffo, sempre a giri ancora fino in alto e poi ci andiamo ad abbassare. Rivestiamo tutto. Ora prendiamo del dubbing di scoiattolo, sempre Blue Dan, mettiamo ancora un po' di cera sul filo per mettere il dubbing, sempre al solito giro di bobinatore, e andiamo a creare un piccolo cordoncino che servirà per fare il torace. Questa volta però non andiamo a schiacciare con le dita, ma lo lasciamo vaporoso. Andiamo a creare il toracino. Girando intorno anche alla base del ciuffetto. E ci siamo. Poi con la pinzetta gira ecol. Prendiamo, pinziamo l'ecol e facciamo dei giri uno sotto l'altro, quando siamo a 4 va bene, e andiamo a fissare la piuma. Questo è il passaggio un po' più delicato che c'è in questa mosca, se fa un po' attenzione. Tagliamo l'eccedenza, poi con l'allenatore conico andiamo a chiudere il dressing e a creare la testina della clean camera. Eccoci qua. Tagliamo il poli in eccedenza, poi prendiamo un po' di colla per nodi e andiamo a mettere un po' di colla per chiudere la testina. La clean camera è pronta, come avete visto è una mosca abbastanza semplice da fare, ve la consiglio come ve la consiglieranno comunque tanti pescatori, è una mosca che funziona benissimo.
Grazie per avermi seguito e per seguirmi. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da Diego, dell'Addressing Italiano. Ciao.